Presentiamo il cartellone dell'estate salese, come avete visto, come vedrete sul manifesto, è mese di agosto. Noi cerchiamo di riempire il mese di agosto nelle giornate infrasettimanali, in modo che le persone che si trovano qui a Sale e vogliono partecipare hanno la possibilità di vivere dei bei momenti. Inizieremo il 7 agosto con una passeggiata nel centro storico, accompagnata da organetti, canti popolari e la guida. Questo per conoscere la nostra storia e da qui ripartire per rilanciare Sala Consilina, quindi una passeggiata notturna nel centro storico con incontro in piazza. Proseguiremo la settimana dopo, il 13 agosto, con un concerto live di FI all'Arena Cappuccini, che è sempre un nostro artista locale, Francesco Ippolito. Poi avremo il 20 agosto una giornata dedicata ai giochi da tavola. Invito tutta la cittadinanza a iscriversi a questa giornata in cui avremo tornei di scacchi e tornei di carte, in cui i cittadini e tutte le associazioni che lavorano nel nostro territorio possono avere un momento di svago e di incontro e di confronto attraverso il gioco, un momento insieme che sarà vissuto nella piazza Umberto I. Continueremo la settimana dopo, il 22 agosto, con due appuntamenti, uno per i più piccoli con il laboratorio circense della nostra artista Antonella Petrazzuolo, per i bambini dai 5 anni in su, ed una serata danzante portata avanti dalla folk band di Doni Petrosino, che si svolgerà nella piazza di Sant'Antonio. Concludiamo tutto questo agosto, nella settimana successiva, con due appuntamenti, il 27 e il 28 agosto. Il 27 abbiamo un bellissimo concerto acustico di Venia Imparato e degli altri artisti che sono Luigi Gaetani, Giuseppe Delio, Silvio De Filippo, nella piazza Trinità, e il 28 agosto con un altro laboratorio circense, sempre della nostra artista Antonella Petrazzuolo. Vi aspetto.